Sì, primariamente insomma intervengo sul parere contrario del Dipartimento Risorse Economiche, la ragione del quale è che a detta del Dipartimento il consigliere doveva indicare le coperture finanziarie necessarie per compensare questa esenzione prevista. Ecco, io dico cos'è questa esenzione prevista, premesso che in un emendamento di commissione poi chiediamo alla Ragioneria Generale di verificare gli equilibri di bilancio. Un consigliere non può sapere quali siano le coperture finanziarie derivanti da una fattispecie che non è stata neanche introdotta. Parliamo di esentare dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico per quelle opere che effettuano determinate soggetti. Per cui è stato manifestato il pubblico interesse, per eventi per cui è stato manifestato il pubblico interesse. Faccio un esempio, se no non si capisce. Allora, c'è il Giro d'Italia, deve passare sui San Pietrini. Il Giro d'Italia, non vuole passare sui San Pietrini, regala a Roma Capitale, l'asfaltatura di determinate vie. Ecco, oggi, se non passa questo emendamento, gli organizzatori devono pagare anche l'occupazione di suolo pubblico per asfaltare e poi regalare a Roma Capitale un'asfaltatura di una via. Con questo emendamento, invece, semplicemente diciamo che ciò che è destinato a diventare di proprietà di Roma Capitale, strutture, opere e le occupazioni dai cantieri derivanti da questa cosa devono essere esenti. Ci sembra una cosa che doveva essere già introdotta e l'abbiamo introdotta anche sulla scorta, insomma, dell'assessorato agli eventi che ci ha segnalato questa criticità. Grazie.